E dopo mesi di attesa ci siamo. Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Bigfoot, lo posso finalmente dire, e siamo davanti all'aggiornamento 4.4. Hanno finalmente rilasciato quindi questo aggiornamento, spiegando un po' la situazione, che a quanto pare sembra stabile, e tra l'altro ragazzi, il gioco adesso, secondo gli sviluppatori, lo potete prendere a 20% in meno e le skin delle armi al 10% in meno. Ma tralasciando queste cose, che i veri appassionati di Bigfoot già ce l'hanno, il gioco, c'è una nuova mappa. Sono curioso di provarla, infatti in questo video la proveremo. Hanno ovviamente messo la lista delle cose aggiunte, sistemate e cambiate. A quanto pare hanno migliorato la casualità degli spawn, sia dei totem sia delle armi. Adesso quando salteremo fuori da una finestra già rotta, ci faremo un po' di danno. Se la finestra ancora non è rotta e la rompiamo noi, il danno ovviamente sarà maggiore. Quindi sono curioso di vedere cosa accadrà e tra l'altro lo vedremo proprio nella nuova mappa. È stato aggiunto un nuovo animale, quindi il bisonte. Sono stati sistemati diversi bug, sia grafici che altro. Il Bigfoot adesso dovrebbe essere la versione migliore che abbiamo mai visto. Infatti, come vedete, studia, diciamo, i suoni e le luci in modo diverso, caccia in modo diverso. Poi sono state bilanciate le munizioni. Qui c'è scritto che la flare gun, che è la pistoletta praticamente che spaventa il Bigfoot, lo fa per tanto tempo. È una cosa che vedremo. Hanno sistemato anche la vita del Bigfoot, che è stata abbassata tantissimo. E questa cosa mi fa preoccupare perché per abbassarla significa anche che sarà un po' più aggressivo per bilanciare tutto, no? A proposito, se becca un animale abbastanza alterato, potrebbe litigarci e ferire quindi anche il Bigfoot. Se il Bigfoot dovesse vincere questo scontro, mangiando si curerà di più rispetto alle vecchie versioni. E dopo una vita, eccoci qua finalmente. Nuova lobby, eccoci qui sulla nuova mappa, Yellowstone. La tranquillità del parco porta la pace a tutti i visitatori. Sicuro anche a noi, sicuro. La fauna non fa che migliorare le esperienze. C'è anche una caverna che si dica sia abitata dai predatori. Questo è soltanto un test alla fine dell'aggiornamento. Vediamo un attimo quanto è cambiato davvero questo Bigfoot, ma probabilmente oggi mi farà a pezzi, perché io adesso voglio un po' esplorare, vedere un po' le strutture, la mappa. Di sicuro non ce la farò ad ucciderlo, anche perché da quello che ho capito, essendo tutto quanto un po' più equilibrato, bisogna impegnarsi davvero per ucciderlo. E dato che le cose non funzionano più come prima, sia per spaventarlo, sia per combatterlo, diciamo. Beh, è un guaio. Lascio questi settaggi qui per la vita del Bigfoot e della quantità delle risorse che possiamo trovare, perché voglio che questa partita sia il più difficile possibile, perché voglio vedere un attimo quanto è aggressivo il Bigfoot. E tra l'altro voglio vedere se con le risorse che scarseggiano riusciamo a fare qualcosa. Giocando in 4, infatti, le munizioni per tutti non c'erano. Tra l'altro adesso hanno anche abbassato la quantità di munizioni trasportabili, quindi forse hanno diviso le cose in modo migliore per far portare più munizioni a più giocatori, piuttosto che dare più munizioni a un solo giocatore. Ah ah ah, sorprendentemente Yellowstone è tutt'altro che tranquillo. Ok, c'è quella nebbiolina in più che dovrebbe essere quella che avevano aggiunto. Allora, vediamo un po' con il loot come siamo già messi. Nulla. La trappola però va benissimo. Beh, un po' di munizioni già ci sono qui. Dovrebbero essere completamente casuali adesso, eh. Ora, tranne le prime cose qui nel nostro camper, tutto il resto davvero dovrebbe essere casuale. Ogni volta che arriviamo al campeggio ci incolliamo il palo. Va bene. Ci sono le munizioni, infatti qui non c'è neanche più la pistolina per sparare. Il razzo segnalatore c'è. Ah, ok, hanno soltanto cambiato la posizione. Ok, è partita la prima notte. Un medikit va benissimo. Abbiamo già praticamente due medikit, che non sono male.
Fuci rozzo, munizioni, possiamo anche andare a farci un giretto. Non conosco veramente nessuna viglietta. Però nel dubbio carico il fucile, accendo la luce e andiamo a farci un giretto. Seguiamo il sentiero, da qualche parte arriveremo. Con calma, molta calma. Hanno cambiato la logica degli attacchi. Ci sono ancora dei rumori che non riesco a capire bene se siamo noi a farli. Oh no. Bella, bella questa atmosfera. Continuo comunque a seguire la vietta. Teoricamente già possiamo incontrarlo il Bigfoot. Dovrebbe essere poco violento, ma dovremmo già essere in grado di incontrarlo. Sì, credo proprio che adesso farò più di qualche partita. Questo aggiornamento qui è un aggiornamento abbastanza importante del gioco, perché adesso le mappe ci sono. Si potrebbe iniziare seriamente a giocare su questo gioco, soprattutto se il Bigfoot effettivamente si comporta in un modo molto, molto, molto naturale. È stato rivisto anche il modo in cui ascolta, diciamo, i nemici. C'è qualcosa, eh? C'è un totem qui. Questi qui ormai dovrebbero spawnare casualmente. Io però inizierei a prendere questa perché... Mi devo ricordare di puntare questa pistola agli occhi, nel caso in cui lo incontriamo, eh. Anche se dubito, riusciremo questa notte. E quest'acqua fa un rumore terribile. E continuo sempre di qua. Giorno, si faccia giorno. Si faccia avanti, giorno. Pieno di tossi qua, eh. Vorrei sbagliarmi, ma ho sentito dei passi un po' più pesanti dei miei. Ora era un animale? Aiaiaiaiaiaiaia. Ah, è acqua. È acqua un po' speciale. Quindi anche il Bigfoot, se viene spinto lì dentro, si fa male. Ovviamente. L'IA non ci andrà mai da sola qui dentro, credo. Ma un giocatore, se costretto, potrebbe provare a entrare qui per uccidere qualcuno. E potrebbe rimetterci anche lui, eh. Quindi con la nostra mappa siamo praticamente davanti al nostro camper. Ci sono dei problemi grafici, eh. Un pochetto. Ehi. Diamo un'occhiata. Ho sentito un alce. Aspettate, perché qui mi posso nascondere. Qui con alcuni personaggi ti puoi nascondere. Comunque sì, i rumori sono...
Sono strani, non sempre riesci a capire. Tra l'altro adesso sto anche usando cuffie che non supportano il 7.1 come quelle che utilizzavo in altri casi quando ho registrato qui su Bigfoot. Quindi potrei capire in modo molto molto approssimativo dove si trova. O Bigfoot. Questa notte farò un po' di casino, eh. Piazzerò qualche trappola e farò un po' di casino. Sì. I bisonti ancora non li trovo. Eh no, qualcosa l'ho sentito correre qua, eh. Qualcosa l'ho sentito correre. Ora, Bigfoot no, qualcosa stava correndo. Comunque sì, c'è ancora qualche glitch grafico da sistemare, ma tanto comunque il fucile, bello carico, ce l'ho. Se questo gioco fosse un survival completo, dove devi sopravvivere sia al Bigfoot, ma intanto... Che succede, gioco? Ok. Dicevo, se questo gioco ti permettesse di sopravvivere, tipo cercando del cibo, non siamo su Stranded Deep, quindi anche se lanciamo qualcosa all'aereo non ci sarebbe nessun vantaggio per noi. Comunque dicevo, immaginate questo gioco con le armi sì che devi comunque trovare e utilizzare, però in tutto ciò devi cacciare e sopravvivere perché magari devi trovare e riaccendere una macchina per scappare da qui, mentre ci sono animali, Bigfoot, che ti prestano. Ehi, lì giù c'è una struttura, andiamo un po'. Sta di là. Casette. Allora, questa qui potrebbe essere la prima casetta da utilizzare questa notte. Batteria della videocamera al buio. Perché giustamente con la videocamera non dovrebbe romperci le palle. Io non ho piazzato nessuna telecamera, nulla di nulla. Qui richiudo. E un'altra la metto anche di qua. Qui c'è già del sangue. Quindi il Bigfoot qui già c'era entrato per qualcun altro. Non noi al momento. Ok, quindi come sempre fa partire l'attacco così, in questo modo, urla. Quindi potrebbe colpire benissimo dalla finestra. Se non mi muovo troppo, comunque, a meno che gli sviluppatori non abbiano cambiato tanto il modo in cui attacca, almeno qui in zona dovrebbe arrivarci. Ci sono diverse luci accese, quindi potrebbe andare a rompere tutte quante le case qui attorno. Però questa è l'unica spenta. Non si sono espressi troppo sul come agisce adesso il Bigfoot rispetto a prima. Hanno solo detto che è migliorato. Non si sente, questo aggiornamento lo stavo aspettando da una vita e non so in quanti di voi mi avete chiesto quando lo riporti, quando lo riporti. Eccolo, è arrivato. E gli sviluppatori sembrano abbastanza contenti. Non so neanche se sia uscito dall'accesso anticipato con questo aggiornamento. Forse controlleranno un attimo i bug, vedranno un attimo di capire se è pronto davvero o no questo gioco. Però a detta degli sviluppatori è anche in sconto. Quindi se volete prenderlo, ragazzi, è il momento. Io sto facendo silenzio e ancora non arriva. Forse davvero si concentra su rumori diversi, luci diverse. Sarebbe davvero spaventoso se adesso si affacciasse lì. Quello potrebbe essere abbastanza particolare come...
come scenario. Lui non ha motivo di venire qui, effettivamente. Perché non ho fatto rumore, non ho sparato a nulla. Però l'urlo lo ha comunque fatto appena è arrivata la notte. Quindi sempre che c'è un momento in cui parte l'attacco, è un momento in cui lui, diciamo, si riposa. Questo botto lo dovrebbe aver sentito, eh. Ora dipende dove stava, sulla mappa. Cazzo. Lui stava calmo, e per lui non c'era nessuno. Ora dobbiamo vedere se effettivamente arriva direttamente qui e entra. Quindi quando fai rumore, lui registra la posizione e arriva direttamente da te, oppure se raggiunge soltanto la zona in cui pensa di aver sentito il rumore. E giocando in più persone sarebbe anche interessante vedere se uno spara prima da una parte e poi dall'altra, cosa decide di fare. Che comunque è ancora notte, eh. Io l'ho sentito per di là. Quindi per di là è la direzione proprio del camper. Forse stava in zona camper. Sta facendo giorno. Ok, quindi è passato qui davanti, ha preso la trappola. Bastardo. Vieni di qua? Che hai fatto? Che hai fatto? Ti ha dato fastidio che ti ho sparato? Strano. Che cosa? Ah, è la trappola che ho messo io. Io gliela lascio la trappola. Questa è la rotta. Se n'è andato per di qua, se n'è andato per di qua. Quindi dovrebbe essere ancora di qua. Non credo che attraversi come vuole le zone, eh. Quindi dovrebbe essere qui. Abbastanza vicino. È lui? Mi sembrava più un orso per lui, vero? Io qua. Lascio delle telecamere tutte vicine per vedere come agisce. C'è qualche animale qui attorno che non capisco cosa possa. Ecco l'orbisonte. Signor bisonte. Che fate, signori bisonti? Siete infastiditi da me? Lui questa notte sarà molto infastidito sia da tutte quante le telecamere, sia dalla carne comunque con le trappole. Quindi di sicuro qui ci tornerà. Sarà pieno di gente che già avrà studiato tutta quanta questa mappa e io non sono riuscito a vedere nulla. Qui c'è la prima ragazza, purella. Allora, adesso c'è per caso un bagno? Torniamo ai vecchi tempi. Mi piazzo qui che non mi può colpire. Chiudo comunque un po' tutto. L'attacco è già partito, eh. Ho tutte quante le telecamere vicino, quindi la cosa buona è che pure se ne rompe una, ne ho altre. C'era un altro bisonte, ma è scappato, quindi dubito che questa notte venga qui a rompere le palle.
Ora il fatto è, viene prima da me, o va da me, cioè qui, alle trappole che ho messo qui con la carne, oppure va a controllare alla casa di qua, perché io anche alla casa qui avevo messo una trappola con una carne. Qui c'è il sentiero direttamente, quindi questa qui dovrebbe essere la prima telecamera. Di sicuro è un po' più curiosa questa situazione, eh? Perché nei primi aggiornamenti era proprio evidente che lui non aveva nulla da fare. Sapeva già dove eri, quindi urlava, ti correva contro, ti malmenava e scappava. Nulla, nulla. Aspettate, aspettate, nulla un cavolo. È passato e è andato per di là. Sta andando nella casetta con la trappola? Non si vede nulla. Ma allora, da dove si è andato? È molto diverso questo Bigfoot, è molto diverso. Vieni qua, che tanto mi stai davanti praticamente. Alle trappole non c'è andato. Eccolo, eccolo. Bastardo, via qua, via qua, via qua, via qua, via qua. Ah, l'acqua ti rallenta pure a te. 1016, non gli devo nulla. Non si ferma mica. Ma recupera la vita, recupera comunque la vita. Che tipetto? Ecco perché ci mette un po' ad arrivare da noi. Perché si allontana questo qua. Vedete, si fa le sue camminate. Arriva in colonia. E la notte, prima di arrivare da noi, o comunque prima di iniziare a sentire i nostri rumori, come è giusto che sia, ci metto un po'. Ha un palo in mano. Mica lo sa lui che lo stiamo a seguire. Il problema è se si fa notte. Sarà. Se si fa notte sarà il contrario, eh. Dove siamo arrivati? Ma neanche troppo lontani.
Amico? Amico? No, dai, cazzo, me lo so perso. Grazie del consiglio. Non è l'attacco che è partito, vero? Mi sa proprio di sì, però. Via, 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 via. Eccolo. Adesso lo sa sì che stiamo qua. Bastardo. Devo richiudere, devo richiudere. Ai 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 ai. Pistoletta, pistoletta. Vai via, via, balordo. Ah, devi via fuoco il pelo, eh. È proprio scappato. Cazzo è successo? Ma questo gioco è bastardo. È fantastico. Ha completamente bruciato. Allora io credo che si stesse avvicinando lui perché stavo sentendo dei passi. Corri. Corri verso la caca sotto, corri. Fino adesso comunque non mi ha preso, eh. E ne ho usato uno solo di colpo della pistoletta lanciarazzi. Però fare così ti fa consumare le munizioni. Eccolo, 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 eccolo. Porca vacca che botta. No, no, ho preso fuoco pure io. No, 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 no. Mo ci gonfiate botte, mo ci gonfiate botte. Altre, via, 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 via. Aia. Mi ha preso alla finestra, poteva entrare, ma ha preso alla finestra. Sei sceso giù? Sulla nuca. E te ne vai, che te ne vai? E te li seguo io, mica no, eh. Bene. Siamo solo io e te. Senza pistoletta lanciarazzi. Che cos'è? Ammazza che botta prima al fulmine. Ok, quest'acqua non fa male, quindi quell'altra probabilmente era solo molto molto calda e quindi ti uccideva. Non ha preso neanche le trappole, quindi ragiona proprio in modo molto diverso. Vi dico che per questo video, un po' per aggiornarci su quello che è il gioco vero e proprio, io sono abbastanza soddisfatto perché il Bigfoot mi sta davvero sorprendendo. Non mi ha attaccato, cioè mi sono fatto più danni da solo. Prendendo la trappola e dandomi fuoco praticamente, piuttosto che prendere pizze da parte sua. Quindi gli sviluppatori hanno fatto un ottimo lavoro. Non nuoti? Non nuoti? L'aria, manca l'aria, manca l'aria. Ok, quindi no. Oddio. Buono. Dal Bigfoot che ci ha passato gentilmente a salutare, io vi dico anche che non è una pecca quella di nuotare e lui resta immobile perché tu non puoi rimanere a nuotare dato che l'ossigeno cala e a un certo punto inizia a subire danni. Quindi devi uscire, ma lui comunque ti insegue. Bene, bene. Torneremo su questa mappa. Loot e vita del Bigfoot le lascerò forse uguali e proveremo a ucciderlo.
Vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che il video vi sia piaciuto. Seguitemi anche su Instagram per rimanere aggiornati per qualsiasi cosa e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!